Per realizzare un open government efficace è cruciale innalzare il livello delle competenze digitali di tutti i cittadini. Per questo abbiamo bisogno di un riferimento condiviso e questo riferimento condiviso è senza dubbio il quadro DigCOMP nella versione 2.2. In esso sono declinate ben 21 competenze specifiche e tra di queste certamente troviamo alcune che sono fondamentali per garantire trasparenza, partecipazione e collaborazione e quindi funzionali a rendere proprio con l'interazione tra cittadini e pubblica amministrazione la governance più responsabile e più inclusiva. Prendiamo come primo riferimento la trasparenza. La trasparenza implica rendere le informazioni pubbliche accessibili e comprensibili, promuovendo la responsabilità delle istituzioni. Naturalmente questo non basta, non è sufficiente, è necessario che i cittadini siano in grado di navigare, di ricercare, di filtrare questi contenuti, queste risorse e questi dati. Devono essere infatti in grado di accedere a dati e informazioni che sono resi disponibili dalla pubblica amministrazione. Avendo questa competenza potranno quindi avere informazioni attraverso una consultazione diretta dei rapporti governativi, delle risorse online. L'altro passaggio è quello legato alla valutazione di questi dati, di queste informazioni e contenuti digitali. Infatti è indispensabile la competenza digitale declinata proprio a questo scopo, allo scopo di analizzare criticamente i dati e le risorse. Inoltre questo fa sì che sia garantita una comprensione più accurata di quello che la pubblica amministrazione rende accessibile. D'altra parte, saper valutare le informazioni, i dati, le fonti è un elemento ormai necessario da avere nel proprio curriculum, in quanto ci troviamo in un momento storico in cui dilaga la disinformazione. Noi sappiamo che la disinformazione ha l'obiettivo di rompere il patto di fiducia tra cittadini e istituzioni, quindi di mettere a repentaglio proprio i sistemi democratici. L'altro elemento di cui naturalmente dobbiamo parlare è la partecipazione. Per parlare di partecipazione attiva, dobbiamo pensare ad un processo in cui ci sia un coinvolgimento attivo dei cittadini. Quindi non abbiamo bisogno solo del cittadino che fruisce di un servizio online, ma di un cittadino che diventi partner delle istituzioni, partner del processo decisionale. Come? Attraverso le consultazioni pubbliche, i sondaggi, tutte le piattaforme digitali che sono attualmente disponibili. Quali sono le competenze digitali per la partecipazione? Certamente è necessario che i cittadini siano in grado di utilizzare le tecnologie digitali per l'interazione e quindi devono essere competenti nell'uso di questi strumenti per partecipare alle discussioni pubbliche, alle consultazioni. E questo, quindi avere la padronanza nell'uso di questi ambienti, di questi strumenti, consente quello che noi chiamiamo il coinvolgimento civico online. Una competenza prevista e descritta nel DigCOMP è proprio quella legata all'esercizio della cittadinanza online, della cittadinanza digitale, attraverso naturalmente le tecnologie digitali, per cui è necessario che tutti i cittadini siano in grado di utilizzare
di poter accedere ai servizi pubblici e privati che sono disponibili online. È proprio questo l'intento del possesso di questa competenza: partecipare attivamente, poter fruire di tutto quello che è attualmente disponibile non solo nell'ambiente analogico ma anche nell'ambiente digitale. Questa competenza include la capacità di trovare e utilizzare anche opportunità di self-empowerment proprio per la cittadinanza partecipativa. Altro elemento è la collaborazione. Nella collaborazione noi non dobbiamo vedere solo una partecipazione, ma anche una co-creazione di soluzioni tra governo, cittadini e imprese, organizzazioni non governative o altre entità. Questo perché collaborare, creando insieme, può migliorare l'efficacia delle politiche e dei servizi pubblici. Anche in questo caso, proprio per rendere fattibile, concreta questa opportunità di collaborazione, di co-creazione, è necessario nel proprio corredo di competenze il possesso di competenze digitali che ci abilitano a collaborare o a creare attraverso le tecnologie e gli strumenti digitali. Quindi un cittadino deve essere in grado di lavorare insieme ad altri utilizzando delle piattaforme digitali proprio per sviluppare delle soluzioni condivise a dei problemi che sono stati individuati. Questa competenza include anche quelle che noi chiamiamo le soft skill, ovvero le competenze legate alla capacità di lavorare in squadre, in team, oppure a quella di proprio saper gestire dei progetti collaborativi online, oltre a quella di saper sviluppare contenuti digitali. Perché è necessario? Perché la capacità di creare documenti, presentazioni oppure altri contenuti digitali permette ai cittadini di contribuire significativamente alle discussioni pubbliche, perché riescono a esplicitare meglio, a presentare meglio le proposte. Un'altra competenza che sempre più risulta importante possedere, anche se nell'immaginario generale legata ai soli professionisti dell'area ICT, è la competenza della programmazione. Delle conoscenze di base di programmazione, infatti, possono aiutare i cittadini a utilizzare in maniera creativa le tecnologie, a sviluppare magari l'idea di un migliore utilizzo degli strumenti digitali proprio per la partecipazione civica e la trasparenza.